purtroppo abbiamo visto che altre squadre con prestazioni decisamente inferiori riescono a portare a casa i tre punti, ma questo è un po' il gap che dobbiamo avere la capacità di colmare. Per questo io insisto sempre, me lo sentite dire da luglio, che abbiamo la necessità di andare sempre forte, di stare sempre sul pezzo, perché tutte le volte che caliamo di un minimo non riusciamo mai a raccogliere il massimo. Io son contento, lo accetto volentieri questo pareggio, perché avviene attraverso una prestazione importante, avviene perché non siamo stati capaci di vincere, non perché non ci sia provato. E sinceramente abbiamo trovato anche una squadra che in questo momento sta, secondo me, ha entusiasmo, sta bene fisicamente. Pensare che per due volte a Foglia gli è rimbalzato male il pallone, e penso alla terza potenziale occasione, quella quando voleva passare la palla in mezzo a Arcidiacono e la palla non è passata. Sinceramente, dover dire quel qualcosa che non è andato, ti posso dire solo il tiro finale, perché occasioni clamorose concesse penso un paio, non di più. Per quello che invece abbiamo creato sicuramente qualcosa in più di loro, e riuscire a farlo su un campo del genere fuori casa sta a testimoniare la qualità della prestazione messa in campo oggi. Era comunque una gara in equilibrio e non volevo perdere un giocatore basso davanti alla difesa, che in quel momento lì mi dava la possibilità di sporcare tutte le palle basse, e dava la possibilità attraverso 3-4 passaggi di fila di tagliare fuori due attaccanti e di giocare. Tant'è vero che su due situazioni in cui siamo riusciti attraverso tre passaggi di fila a servire De Feudo, si è riuscito a trovare tra le linee una volta Foglia, un'altra volta Arcidiacono, che potevano avere l'occasione giusta, la zampata giusta per poter o andare al tiro o mandare in porta i propri compagni. Questo è stato un pochettino il motivo per cui aspettavo a fare cambi, e la possibilità di magari ritardare qualcosa per capire se sarebbe stato meglio far male o sarebbe stato meglio evitare che ci facessero male. C'era equilibrio e ho un pochettino aspettato, ma non è che è necessario tutte le volte fare tre cambi. Se le cose vanno benino e c'è equilibrio e hai la possibilità di poter comunque sempre, quando puoi, quando riparti, essere pericoloso, non vedo perché si debba per forza cambiare.